Ciao a tutti, bentornati sul mio canale YouTube e in una nuova lezione del mio corso di Latino 2. Anche questa volta desidero parlare con voi naturalmente della lingua e della grammatica latina e questa volta affronterò un argomento un po' più difficile dei precedenti perché siamo arrivati al verbo, o meglio tornati, perché naturalmente al verbo avevo già parlato nel corso precedente, però qui tratterò un argomento diverso, cioè relativo al verbo, ma naturalmente tempi e modi diversi. O almeno cominceremo a parlarne. Ma prima vi avevo promesso le soluzioni e quindi vediamo le soluzioni delle frasi che avevo dato nella lezione precedente. Voi siete stati bravi? Avete lavorato? Avete studiato? Avete provato a tradurre? Vabbè, speriamo. Intanto guardiamo insieme le soluzioni per cercare di capire come andava fatto. Le frasi erano, devo dire, molto semplici, giusto per ripassare insieme quanto avevo appena spiegato sui pronomi. Quindi ecco la prima diapositiva. In questa prima diapositiva ci sono le soluzioni delle frasi che ho dato, frasi che erano dall'italiano al latino e viceversa. Allora, la prima frase, non est utilis nobis futurarum rerum scientia. Qui calco l'attenzione sul pronome che ho usato, il pronome nobis, che vuol dire ci, ovvero a noi, quindi pronome personale di prima persona plurale, ma al caso dativo nobis, che quindi si traduce col complemento di termine a noi, o più semplicemente in italiano con la particella pronominale ci. E quindi diventa non ci è utile la conoscenza, la consapevolezza del futuro, degli eventi futuri. Nella seconda frase affrontiamo nuovamente il problema dei pronomi personali. Odie mi cras tibi, una frase celebre, proverbiale direi, che vuol dire oggi a me, domani a te, dove sia mi che tibi sono sempre pronomi personali, mi di prima persona singolare, tibi di seconda persona singolare, ancora una volta al caso dativo, quindi funzione complemento, a me, a te. Cambiamo tipo di pronome con la terza frase. Et Antoni consilium et tum recusamus, istud injustum illud perniciosum est. Eh sì, qui sono stata cattivella e ho messo qualche pronome in più di diversi tipi. Quindi guardiamoli subito insieme. Abbiamo tum, pronome possessivo, si capisce che non è aggettivo in quanto non ha il nome accanto, ma si riferisce al contrario al nome che lo precede, consilium, e quindi è come dire che sta al posto del nome, come se ci fosse scritto tum consilium. In ogni caso è pronome possessivo e vuol dire rifiutiamo, recusamus, sia il consiglio di Antonio sia pure che il tuo, tra parentesi, consiglio. Questo è ingiusto, dove questo è il pronome dimostrativo istud, sempre riferito a consilium, quindi ancora una volta un pronome istud neutro, come consilium è neutro. Naturalmente i pronomi che si riferiscono a nomi neutri si comportano come tali, ovvero rispettano il genere maschile, femminile o neutro a seconda del nome che sostituiscono. E stesso discorso per illud. Da ille illa illud, appunto, quello è pericoloso, anche qui un pronome dimostrativo. Il primo vuol dire codesto o questo, visto che codesto ormai in italiano non lo usiamo praticamente più, e il secondo, quello illud. Passiamo alla quarta frase. Tre sunt gallie partes, quarum unam incolunt belge. Questa è una frase celeberrima che è l'inizio dei commentari del Debello Gallico di Giulio Cesare, che sapete, oltre che grande condottiero, comandante e poi dittatore, è stato anche uno scrittore. Ha scritto i commentari, tra cui appunto questo celebre Debello Gallico, raccontando in terza persona singolare, cercando di essere oggettivo, la storia gallica, appunto, delle sue battaglie, soprattutto delle sue campagne militari in Gallia. E comincia proprio così, dicendo che sono tre le parti della Gallia, delle quali una la abitano i Belgi. La non è scritto in latino, ma lo si capisce benissimo, in italiano invece è meglio mettercelo perché si capisca.
E qui invece poniamo l'attenzione su quarum, che è pronome relativo, delle quali pronome relativo usato il femminile perché si riferisce a partes, che è femminile plurale. Quindi anche qui abbiamo il femminile plurale, caso naturalmente genitivo perché vuol dire delle quali. E concludiamo con la quinta frase, questa volta dall'italiano al latino. È vicino agli dèi colui che la ragione, non l'ira, muove, o lo muove, che però in latino non si traduce. Dis proximus est, ovvero è vicino agli dèi, colui che lo possiamo tradurre con ille, che letteralmente vuol dire quello, che, seguito quindi dal pronome relativo quem, ratio non ira movet. Allora, dal momento che colui che, questo che pronome relativo ha la funzione di complemento oggetto, in quanto cade su di lui oggetto l'azione di muove, mentre il soggetto sono la ragione l'ira, ecco che troviamo ratio e ira al nominativo, mentre che pronome relativo giustamente va al caso accusativo, in quanto complemento oggetto. Caso accusativo quindi e maschile singolare, dato che colui è maschile singolare. E così abbiamo l'uso del pronome relativo quem, dipendente da ille e da tutto il resto che abbiamo detto. Bene, spero che sia stato tutto quanto chiaro e che siate riusciti soprattutto a tradurre bene o male queste frasi. Ma ora, dopo le soluzioni, passiamo al vivo dell'argomento, ovvero, come vi avevo detto all'inizio, al verbo. Vediamo insieme la prossima diapositiva. In questa diapositiva ho affrontato quali sono gli elementi della voce verbale. Ve li ho colorati così li vedete meglio. Allora, ogni voce verbale in latino si compone di tre parti: il tema, che è invariabile, il suffisso temporale, che come dice il nome indica il tempo o anche il modo del verbo, e naturalmente la desinenza finale, che indica la persona, prima, seconda o terza persona, singolare e plurale del verbo. Se pensiamo per esempio al verbo laudabat, che vuol dire egli lodava, abbiamo lauda come tema in quanto è la voce fissa, invariabile, ba che è la caratteristica dell'imperfetto indicativo e quindi il suffisso temporale, e per finire la ti desinenza che indica la terza persona singolare. Ma in questo stesso verbo potremmo dividerlo in modo anche diverso. Potremmo dire semplicemente che tolta la desinenza completa, composta da parte del tema, dal suffisso temporale e dalla desinenza, in poche parole tolta abat, che l'ho chiamata più semplicemente uscita, troviamo la radice che è laud, e quindi laud radice abat, uscita o desinenza completa, che indica la persona, il modo e il tempo del verbo. Perché è importante trovare la radice? Perché in latino, ma in fondo anche in altre lingue, compreso l'italiano, la radice è quella parte invariabile che ci fa capire molto del verbo, ma al tempo stesso, partendo dalla radice, che è quella parte fissa che quindi riusciamo a trovare tranquillamente sul vocabolario, poi aggiungendoci l'uscita, ecco che sappiamo tutto quello che dobbiamo poi sapere del verbo. Non mi riferisco al significato che sta nella radice, ma mi riferisco al modo, al tempo e alla persona del verbo. Nelle lezioni precedenti del corso numero 1 avevo parlato del verbo affrontando quello che pensavo fosse la parte più semplice, ovvero parlando delle quattro coniugazioni del verbo, dei vari modi, tempi e affrontando insieme a voi come si coniuga il verbo, modo indicativo, naturalmente solo formativa che è la più semplice, ai tempi più semplici appunto del verbo stesso, ovvero il presente, l'imperfetto e il futuro semplice. Guardiamo allora insieme adesso i tempi un pochino più complessi che derivano da un'altra radice, ovvero se i tempi che ho appena detto sono in comune, hanno tutti in comune la stessa radice che è quella del presente, qui abbiamo la radice del perfetto, che è quella che trovate nel vocabolario quando cercate il verbo dopo la persona, prima persona singolare del presente indicativo, prosegue con il perfetto, poi col supino barra participio passato e infine l'infinito. Sì, perché attenzione, sul vocabolario latino non troviamo i verbi all'infinito come nel vocabolario italiano, ma
in tutt'altro modo. Ve ne sarete accorti se avete cominciato a studiare e a guardare sul vocabolario latino. Ma adesso guardiamo la prossima diapositiva. In questa diapositiva tratto, dicevo, del perfetto. Naturalmente sono sempre nel perfetto indicativo e la forma è attiva. Allora, partiamo dal tema. Il tema del presente, quello che si usa per fare appunto del modo indicativo il presente, l'imperfetto, il futuro semplice, si ottiene, come vedete nella diapositiva, togliendo la desinenza all'infinito. E così abbiamo lauda, mone, eccetera. Per il perfetto invece si ottiene il tema del perfetto invece si ottiene togliendo la desinenza i dalla prima persona singolare del perfetto indicativo. Quindi se, come trovate anche sul vocabolario, perché vi dicevo nel paradigma c'è sempre la prima persona singolare del perfetto sul vocabolario, come trovate dunque per esempio laudavi, che vuol dire io lodai oppure io ho lodato, quindi perfetto indicativo formativa, ecco, laudavi, togliamo la i che corrisponde alla prima persona singolare, desinenza, e ci rimane il cosiddetto tema, che è laudav in questo caso, o che è un altro tema a seconda dei verbi. Poi ci sono verbi molto regolari, quindi è facile trovare il tema, altri veramente più difficili o irregolari, in cui il tema del perfetto è completamente o molto diverso dal tema del presente. Adesso, dopo aver visto questo, vediamo quindi come si forma il perfetto. Vi ho preparato delle tabelle. Nella prima tabella guardiamo il tema del perfetto e come si coniuga tutto il perfetto. Poi passo agli altri tempi che vengono sempre coniugati sfruttando il tema del perfetto, che sono il più che perfetto e il futuro anteriore. Ecco, mi fermo un attimo perché voglio ricordare una cosa insieme a voi. Dunque, finora ho parlato di presente, imperfetto, futuro semplice, adesso anche futuro anteriore. Sicuramente li conoscete perché anche in italiano si chiamano così. Ma in italiano invece non c'è traccia di perfetto o più che perfetto, o meglio, ci sono ma hanno un altro nome. Cosa vogliono dire? Allora, il perfetto si traduce in italiano con ben tre tempi. Quindi, in questo caso vuol dire che il latino tutto sommato ha sintetizzato, mentre l'italiano è più complesso, almeno in questo. E questi tempi equivalgono al nostro passato prossimo, passato remoto e trapassato remoto, mentre il più che perfetto equivale al trapassato prossimo. Detto questo, guardiamo la prossima diapositiva. Ecco, da questa diapositiva cominciano le tabelle delle quattro coniugazioni verbali. Qui, in questa prima diapositiva, ho indicato l'indicativo perfetto attivo e nella prima colonna troviamo la coniugazione di laudavi, che vuol dire io lodai, passato remoto, ma anche io ho lodato, passato prossimo, oppure io ebbi lodato, trapassato remoto. Stesso discorso per monui, io ammonii, io ho ammonito, io ebbi ammonito. Per leggi, io lessi, io ho letto, io ebbi letto. E infine, quarta coniugazione per audivi, io udii, ascoltai, io ho udito, io ebbi udito. Queste corrispondono alla prima persona singolare del verbo, naturalmente. Vedete che la desinenza è in i per tutte le quattro coniugazioni, anzi, se scorrete velocemente la tabella avrete visto che le desinenze sono identiche. Cosa cambia? Cambia naturalmente il tema, che varia in base al verbo. Così abbiamo laudav, monu, leg, audiv. E così per tutta la tabella, fino alla terza persona plurale. Stesso discorso per la prossima diapositiva. Qui abbiamo l'indicativo più che perfetto attivo, corrispondente, vi dicevo, al trapassato prossimo. Laudaveram, io avevo ascoltato, monueram, io avevo rimproverato, ammonito, legeram, io avevo letto, e audiveram, io avevo ascoltato, udito. Anche qui
ho separato volutamente, tutte le desinenze che vedete sono uguali in tutte le colonne, in tutte le voci delle quattro coniugazioni, dal tema che cambia a seconda del verbo. Ma se ricordate la diapositiva precedente, questo tema è lo stesso che abbiamo visto nella tabella precedente. Questo perché il tema del perfetto è comune non solo al perfetto, ma anche a questi due tempi verbali. E infatti lo troviamo anche nel futuro anteriore. Tabella successiva, abbiamo sempre laudav, monu, leg, audiv come tema e cambiano invece le desinenze. Guardatevi con calma le tabelle in cui trovate tutte le coniugazioni. Bene, spero di essere stata chiara. Questi verbi sono un pochino complessi, ci vuole un po' di allenamento, sicuramente un po' di pazienza e tanto studio, ma vedrete che ce la farete e con un po' di pazienza e buon impegno e buona volontà riuscirete a studiare, a imparare, a memorizzare tutto quanto. E quindi io vi rimando alla prossima lezione in cui riprenderò l'argomento di stavolta. Ho preferito spezzare il verbo in più parti perché non volevo mettere troppi concetti, troppe cose difficili tutte in una lezione, preferivo spezzettare. E quindi noi ci vediamo alla prossima lezione, mi raccomando continuate a seguirmi, studiate e iscrivetevi al mio canale YouTube. Alla prossima quindi, arrivederci!